Vi servono crediti? FIFA 15 Coin Smile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Yepa ragazzi, bentornati su GVH Dispo e benvenuti nel 23esimo episodio della serie Road to Glory. Questa è la squadra che avete visto nello scorso episodio, negli scorsi episodi. Siamo in divisione 2 e abbiamo, non mi ricordo neanche di preciso quante vittorie, quante sconfitte, comunque. Andiamo subitissimamente, senza esitare, a disputare la prima partita di questo episodio. In questo episodio altre 4 partite, comunque non credo di registrarle in live. Probabilmente io le partite della divisione 1, se ci arrivo, le registrerò in live. Non tutte, alcune. Non so, sono ancora molto molto indeciso. Ditemi voi cosa ne pensate, se volete vedere un Road to Glory in live, ditelo qui sotto nei commenti e lasciate anche naturalmente un like a questo video. Comunque il primo gol è stato di Di Chiesa, non lo so, poi comunque quest'altra azione veramente bella con Ramos che va a segnare, De Bruyne nel tiro, Sirigu che fino ad ora aveva parato bene e purtroppo si è dovuto piegare all'avversario che comunque ha tirato un bel tiro. Si vince la prima partita di questo episodio, 2-1. Non, niente male, il primo gol è stato di De Rossi, ora mi sono ricordato. Prossima partita, una BPL completa con Cech in porta e Diego Costa in attacco. Comunque questo avversario dal quinto minuto non ha più giocato, io ne approfitto per fare un gol, dopodiché dal 70esimo in poi riprende a giocare, però non c'è stato nulla da fare perché comunque ho vinto io per 1-0. Ramos migliore in campo, lui il suo gol di vittoria, quindi molto molto bene. Comunque vedete, questi 1000 crediti sono i bonus crediti che ho sbloccato ed erano 1000 per 5 partite o 10, non mi ricordo di preciso. Prossima partita, una Serie A, abbiamo Darmian come esterno destro, Samoa esterno sinistro, un 3-5-2, Buffon, Chiellini, Guaiesu, Casares, Medel, De Jong, Marchisio, Giovinco e Balotelli in attacco. Giovinco prende palla e di velocità cerca di smarcarsi tutta la difesa avversaria e infatti ci riesce, continua con la sua velocità, il tiro alla fine di questa corsa di Giovinco e segna contro Buffon. Qua questo stop un po' bizzarro di Immobile che segna su un calcio d'angolo, molto molto bene. Qua un bel retropassaggio di Ramos che viene intercettato da Balotelli che segna all'84esimo, se non sbaglio, sì. Poi comunque questa bella azione con molti passaggi, poi un passaggio filtrante alto per Giovinco che era scatenatissimo in questa partita e segna così il 3-1, migliore in campo Immobile e Giovinco. Buffon insomma, 3-1, finisce molto molto bene. Dunque ragazzi, volevo anche dirvi se volete che nel prossimo episodio cambi squadra, se volete che tenga questa squadra, perché non lo so. Bisogna cambiare ogni tanto la squadra. Ditemi voi se volete che la cambi. Consigliatemi anche che giocatore inserire se la devo cambiare. Prossima partita e ultima. Abbiamo questa BPL con Benteke e Sturridge. Sturridge è forte, Benteke è buggato. Quindi capirete da soli il risultato finale. Comunque il primo gol arriva con Ramos al quinto minuto. Si parte bene per poi cadere in basso perché questo cross per la testa di Sturridge, Sirigu non riesce a pararlo. Qua Sturridge ancora in velocità, Chiellini prende palla, poi prende la gamba dell'avversario. Ora ragazzi, ditemi voi se questo secondo voi è fallo ed è rosso. Se è fallo ed è rosso. Rivedendo il replay, prende palla, poi Sturridge si trova su Chiellini. Cazzo, ma è fallo? Chiellini era immobile, stava fermo lì, che era, aveva fatto la scivolata, non è andato sulle gambe. E infatti Sirigu mi para il rigore, 1-1 ancora, però Saric si fa perdonare e segna il 2-1, qua ancora Benteke di velocità, Barzagli l'ho lasciato solo in mezzo alla difesa per vedere se era in grado di sostenere la difesa, infatti non ha fatto un cazzo. Partita termina su 3-1, dunque l'episodio termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Qui Gio Vispo vi saluta e vi ringrazia. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi!